Partiamo da un gruppo di amici che hanno iniziato tanti anni fa, cioè Leonardo Panariello e Carlo Conti. Noi abbiamo avuto ospite Panariello nell'edizione di 2 anni fa, questa grande serata a Panariello che tutti ci ricordiamo. Oggi abbiamo Leonardo, abbiamo avuto Ceccherini in una serata memorabile di Halloween, dove Ceccherini ha lasciato la sua impronta, molto. Era appena uscito dall'Isola dei Famosi e quindi è venuto a Borgo Avanzano apposta. Ecco, io vorrei chiedere veramente seriamente a Leonardo di parlarci un po' degli inizi. Perché? Perché gli inizi di questi tre, di questi tre personaggi sono inizi che hanno molto in comune, no? Ed è anche affascinante vedere come ragazzi, come noi, ragazzi toscani, ragazzi partono insieme, fanno una serie di esperienze insieme, molta gavetta, e arrivano tutti e tre ad essere in tre settori, in tre spazi diversi, ad essere grandi personaggi. E questo ci affascina molto, quindi vorrei da te un racconto sugli inizi che affascina tutti. Ecco, questo. Allora, noi abbiamo iniziato, e non parlo al plurale come il Mago Telma, ma appunto riferendomi a Panariello, a Ceccherini, a Carlo Conti, che peraltro si è sposato da poco, è in viaggio di nozze, è meraviglioso, ci ha pensato tanto, 51 anni, ma finalmente ci è arrivato. Abbiamo iniziato esclusivamente con un grande entusiasmo. Quando si inizia a fare questo mestiere, si inizia pensando intorno ai 10 anni, gli 11 anni, che si vuole raccontare qualcosa per divertirsi, solo per quello, perché poi non sai se diventerà nella tua vita quello il tuo mestiere oppure se è solamente un passatempo. E questo tipo di atteggiamento però l'abbiamo mantenuto, cioè ci siamo divertiti sempre a divertirsi. Quando con Carlo Conti, che lavorava prima in banca, e io lavoravo alla Siette, che era una società e che faceva telefoni, noi ci si telefonava al pomeriggio perché si preparava la sera un programma che si intitolava Succo d'Arancia, che andava in onda su Teleregione. Era tutto connotato all'impronta del grande divertimento. La cosa bella che mi ha fatto piacere poi negli anni è scoprire che questo tipo di divertimento l'abbiamo mantenuto. Per cui tutte le volte che iniziamo a scrivere un film con Giovanni Veronesi, o che Carlo Conti inizia a fare una trasmissione, o che Panariello inventa un nuovo personaggio, siamo rimasti ancorati a quel tipo di radice, a quel tipo di divertimento di quando a 17-18 anni si è iniziato. Quando incontro dei ragazzi che vogliono fare questo mestiere, è l'unico suggerimento, l'unico consiglio che mi permetto di dare loro è quello del divertimento totale, perché con il divertimento c'è un'energia che probabilmente non è detto, può arrivare anche al pubblico. Se non c'è quella motivazione forte, che è appunto il divertirsi, non arriva niente. E di tutti i film che ho visto, anche ho sbirciato, e la cosa bella è che poi non è detto che quel divertimento che tu metti nel preparare un film, nel recitarlo, nel montarlo, sia un divertimento anche totale per quanto riguarda il pubblico. Quello perché fa parte di un codice che c'è o non c'è. Ci siamo accorti che certi film, anche certe scene di un film, certi dialoghi, certe intuizioni, certe canzoni, hanno poi da parte di chi le fa, di chi le pensa, cioè nostra, un risultato che non si potrà mai sapere finché il film non va nelle sale. A differenza dei nostri inizi, che erano fatti di cabaret, e laddove una battuta che non funzionava si toglieva istantaneamente e il giorno dopo non la si faceva più, il cinema ha questo tipo di magia totale. È vero sì che bisogna avere questo tipo di atteggiamento, di grande divertimento nei confronti di quello che tu fai, ma è improbabile pensare e supporre che un film possa funzionare direttamente proporzionale a quanto tu ti sei divertito. E mi ricordo che prima di uscire, per esempio, il film Il Ciclone, che poi è stato quello che ad oggi ha più incuriosito, tuttora, no? Qualcuno me lo rammenta come se fosse uscito
ieri l'altro, mi ricordo che con Rita e Vittorio Cecchigori, che l'avevano prodotto, era in realtà, quando l'abbiamo visto, l'avevo finito, l'abbiamo visto, e si fanno delle proiezioni in massimo 12-13 persone che non sono veritiere, perché è come se voi raccontate una barzelletta per 30 volte. E per voi non, può essere divertente, ma ormai conoscete tutte le dinamiche di quella barzelletta. La cosa curiosa è raccontarla per la prima volta di fronte a un pubblico. Si ritorna al discorso del cabaret: se poi funziona la mantieni. Ma un film che tu hai visto appunto anche per 20 volte, perché lo monti, poi lo riguardi, lo devi mixare, non sai minimamente quello che possa succedere. Noi l'abbiamo visto e ci siamo guardati negli occhi sperando che arrivasse almeno a un risultato vicino a quello che era stato invece Laureati, che doveva essere nella mia carriera il più grande exploit. E mi ricordo proprio che Vittorio e Rita dissero: ma speriamo, Vittorio disse, speriamo di fare almeno come i Laureati. E io dissi, anch'io, dissi, boh, speriamo. Dopodiché si consegna, io lo dico sempre, finisce la storia, inizia la cronaca. La storia è quando te consegni un film. E poi ha avuto quel successo che gli hanno riconosciuto, gli ha riconosciuto il pubblico, che è indipendentemente da quanto te tu ti sia appunto divertito, quanto te tu abbia voluto fare per quella storia. Non mi ricordo qual era la domanda tua iniziale, mi son perso, anche perché mi hanno portato prima a mangiare, ma soprattutto a bere, per cui io vi vedo, già siete tanti, ma vi vedo 8500, perché vi vedo sommati, vedo addirittura, ma so che non ci sono, due ai balcone lassù, due abusivi che ha detto, sia mai che ci fanno pagare, noi si sta qua su, si preferisce pagare l'IMU che il biglietto. Vernice fresca. Vernice fresca. No, era succo d'arancia, era succo d'arancia. Sì, poi viene vernice fresca. Viene vernice fresca, Carlo Conti lo fa in Versilia, alla Bussola. Io non voglio, di proposito, parteciparvi, perché era ancora, e mi fa un po' effetto dirlo, l'epoca in cui se tu poi ti proponevi come attore cinematografico e ti avevano visto in televisione, adesso succede perfettamente il contrario, è incredibile, ma si sta parlando di 93-94, io volevo arrivare vergine, se non altro a livello nazionale, perché in Toscana già facevo i miei spettacoli, con i Laureati. Per cui gli dissi, guarda Carlo, io preferisco non fare lo show in televisione, perché almeno se c'ho una chance da poter giocare è quella di arrivare con un cast insomma nuovo a livello nazionale e potermi presentare come personaggio cinematografico e non televisivo. Adesso, perché ho detto è perfettamente il contrario, adesso non c'è più questa distinzione. Addirittura negli anni 70 ce n'era ancora di più, c'era proprio tre categorie: gli attori di teatro, gli attori di cinema e gli attori di televisione. Adesso invece c'è un purpurì, un bunga bunga fantastico sotto questo punto di vista, perché anzi l'attore televisivo porta quella popolarità che probabilmente serve anche per far andare un po' di pubblico al cinema. E allora nel 95 invece, se te ti presentavi come un attore di cinema, era preferibile che non come un attore. Dicevo, Leonardo, però secondo te... Non avevo mai finito, sai. Ma non ho finito! No, però va bene così. Però c'entrava. Magari lo dico, la prossima volta dico stop. No, scusami. prego. Ti volevo dire, sì, questo gruppo che eravate voi, no? Sì. E che poi siete diventati famosissimi e tutti molto importanti, hanno cominciato in questa maniera che tu ci racconti adesso. Sì. E dico... I gruppi di ora non sono così genuini come lo eravate voi, cioè è tutto un altro iter. Ma sai, non lo so, perché a me fa sempre paura dire prima, dopo, prima internet, la mail, però era più bello quando si scriveva coi pennino. Non era più bello quando si scriveva coi pennino, e non era più bello neanche quando c'era quella distinzione che ho raccontato. Bisogna assolutamente adeguarsi alla realtà dei fatti. Se con la lettera, con il pennino, tu la affrancavi e la spedivi, il contenuto non era, se era una lettera d'amore,
non era pregnante. Meglio una bella mail invece dove la tua amata gli si apre il cuore e la mente. Per cui io credo che adesso ci sia invece un gruppo fortissimo, perché quelli di Zelig per esempio sono un gruppo veramente sì molto molto preparato, e cambiano i tempi. Guarda, non a caso questa similitudine o questo parallelismo con internet va sempre fatto, e c'erano potrebbe aver inficiato molto in quello che è il risultato di vendite, vale a dire prima esistevano i dischi, si compravano i 33 giri, poi si compravano i CD, ora i dischi non si comprano più perché si scaricano. La stessa identica fine, no non andava, lo so che è un discorso abbastanza drammatico, ma insomma non ci abbandonare. La stessa identica fine purtroppo farà, ho l'impressione, tra 4-5 anni il cinema. Stava per uscire il mio film, io viaggio sempre in treno Firenze-Roma, vado a prendere il cappuccino al bar della stazione e il barista, un ragazzo giovane, mi dice: quando esce il tuo film? Io gli dico: il 19 dicembre. Bene, mi dice lui, il 20 lo scarico. Il che io ho bevuto il cappuccino, ho preso il cornetto, l'ho mangiato, dice lo scontrino, il 20 insieme al tuo scaricaccio. Perché in realtà non sembra, perché noi del mondo dello spettacolo si vive una situazione talmente iper privilegiata, ed è giustissimo che probabilmente un... che va anche su Sky questo? Sì. Non è giusto scaricare, chiaramente, però un ragazzo, io sento che potrebbe essere anche predisposto una volta tanto a scaricare un film non mio ma di Aldo Giovanni e Giacomo, per esempio. Per cui è chiaro, ma in realtà per una fascia iper privilegiata, che sono gli attori, che sono i registi, che sono sceneggiatori, c'è una troupe, qualcuno mi avrà incontrato qui a girare quando ho girato a Lucca, c'è una troupe fatta di 70 persone che sta veramente, come tutti, soffrendo un periodo di vera crisi. Facciamo dei numeri. Laddove in Italia si facevano anche 270 film in un anno, il prossimo anno se ne farà 45. Vi ripeto, per chi ha tra l'altro la possibilità anche di diversificare il proprio lavoro, io vengo dal cabaret, mi piacerebbe anche tornarci, fare teatro, fare radio, fare tante cose che si possono fare, ci sono invece delle realtà importanti che stanno veramente un po' soffrendo. Beh, Leonardo è regista per tutti noi, ma è nato attore, cabarettista, cantante, e questa è una cosa che stasera le ho chiesto proprio mentre si mangiava e beveva insieme. Ma canti ancora? Lui mi ha detto sì. No, io allora, no. So che quando facevo spettacoli di cabaret dicevo sempre, io ho fatto due dischi. Uno con la Polygram, che non esiste più, probabilmente dopo il mio disco credo sia fallita. Telefonai una volta alla Polygram e chiesi quanti dischi ho venduto. Loro mi chiesero: quanti parenti tu c'hai? Gli dissi 61 e loro mi dissero: ci sono tutti. Peccato, perché era un disco, tra l'altro tutto l'incasso era devoluto in beneficenza. Hanno preso poco, via. A Carlo poco. Conti, che all'epoca non aveva il permesso di soggiorno. Con quei soldi poi l'ha comprato. Allora, c'è un parallelo meraviglioso, tra l'altro qui io in Garfagnana ho girato un film, il mio West, con David Bowie. Ho girato tre film con il più grande cantautore, secondo me, che lo adoro, io sto a Guccini come Fede sta a Berlusconi, per cui qui si capisce proprio l'equazione. C'è un dato di fatto micidiale, tutti i cantanti gli piace recitare, come tutti gli attori gli piace cantare. Io ho fatto due dischi, poi ci sarà una novità a ottobre che non si può raccontare ora, ma sarà una bellissima novità, e scrivo delle canzoncine. L'unico problema delle mie canzoncine, ne ho scritte 78, è che sono tutte uguali. Vertono, tra l'altro, gli argomenti di queste canzoncine vertono su
solo su due tematiche. Prima tematica, passa il tempo, oddio come passa il tempo. Seconda tematica d'amore, tu mi ami, io ti amo, l'amore non c'è più, io t'amavo, te m'amavi. Il top è stato quando ho scritto una canzone il cui concetto era io t'amavo, te m'amavi, intanto passi il tempo. Questo è stato il massimo. Sono delle canzoncine che sono, insomma, delle operette minori, anche se, signori e signore, alcune sono invece cliccatissime, tipo Firenze, per esempio, è una canzone che ha un testo che ho scritto insieme a un mio amico di Comunione e Liberazione e si intitola Ai 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 ai, i figli di Troia muoia mai, che in questo periodo peraltro si potrebbe anche addire a più di una persona, ma è una voglia di raccontare anche quello in tre minuti ora devo dire, da quando mi è nata la figliola ho cambiato chiaramente i temi e sono solamente ed esclusivamente dedicati alla mia piccina. Piccola! A noi ci interessa una cosa sui tuoi... Questi sono quegli applausi mediani tra i 5 e i 6 che anche se non si fanno... L'applauso o si fa o non si fa. Alla bambina! Sei meno. 7 più. Sì. Vai. No. Stavo per cantare Dio delle città. Ma Dio delle città. Dopo vi fa tutto là. Dopo, infatti io l'ho scritto anche su Facebook. L'ingresso è gratuito, poi inizierò a cantare e si paga per andare via. Prego. Allora, alcuni attori privilegiati dei film di Leonardo, stavo per fare, certamente, uno su tutti è Ceccherini. Allora, a me piacerebbe, e credo che interessi anche a voi, avere un po' da te una descrizione dei tuoi uomini di fiducia. Beh. Allora, quelli diciamo che tutti ricordate dei film di Leonardo sono Ceccherini, che l'ha fatti quasi tutti i film di Leonardo, quasi tutti. L'ultimo... praticamente il nostro, cioè il film che ha girato qui, Ceccherini si è visto 30 secondi, no neanche, 15 secondi, però sì. Un cameo, sì. Giusto? Però c'era anche lì. Poi ovviamente Giorgio Panariello, che ovviamente non poteva mancare, poi Rocco Papaleo, che è diventato una delle facce più importanti ora nel panorama italiano. E quello che ci meraviglia e che appunto ci incuriosisce è che uno degli attori privilegiati, preferiti di Leonardo è Francesco Guccini, che appunto non è un attore, giusto? Sì. Ecco, ci piacerebbe un po' avere da te la descrizione di questi uomini, di questi personaggi e del perché sono sempre stati con te. Hanno caratteristiche molto diverse, hanno provenienze molto diverse. Guccini con Ceccherini credo che abbiano... poco in comune, no? No, a tavola c'hanno parecchio in comune invece. Anzi, è una bella sfida. Vai, partiamo da Ceccherini, dai, che è il nostro... Passa il treno, è il treno. Ci bombardassero per un attimo, ho detto, sta a vedere. Allora, Ceccherini, io tra le domande, sono le 10 domande che mi fanno ormai da quasi 20 anni, c'è anche quella di... Ma Ceccherini è... come si vede? E io rispondo sempre no, è molto peggio. Ma Ceccherini c'ha due anime, come forse veri artisti, che probabilmente invece noi ogni tanto ci media la testa, e invece bisognerebbe fare tutto col cuore. E lui lo fa non solo col cuore, lo fa anche con la pancia e col fegato parecchio, e gli funziona. E Ceccherini è uno di quegli attori che il pubblico sente, poi può anche non piacere, perché io trovo anche persone che mi dicono a me guarda attori Ceccherini, in realtà perché secondo me c'è in quelli che noi piace Ceccherini un diavolo anche in loro che sentono di sentire qualcuno di simile, e quando i poli sono tutti e due positivi secondo me non si attraggono. Si allontanano. Ceccherini è un vero artista, con tutte le difficoltà che uno può avere adesso a essere solo un vero artista, perché bisogna
le carriere si fanno anche parecchio pensando e non istintivamente scegliendo, perché tante volte si può fare dei problemi, può avere dei problemi. È un comico puro. Io parlavo prima del clown bianco. Io sono un attore che vive nello spettacolo, vive di riflesso a il clown Augusto, no? E mi riferisco al circo, proprio dove arriva il... C'hai l'allarme te a casa o c'è la tua moglie a casa? Alla mia macchina direttamente, dice funziona il microfono, però la macchina te l'hanno. Può essere. E che sarà questa cosa? È l'allarme. È la banca? La banca. È la banca, tanto. Sanno che sono tutti da Pieraccioni, quindi. La banca è lo sponsor. È lo sponsor della serata. Ha investito parecchio sui microfoni. Allora. Aspetta, no, l'applauso si fa in fondo, perché ho già capito che vi guardate come dire sa a partire ora, o vi fo io un segnale che potrebbe essere questo, oppure si fa un conto finale, perché davvero ma pare che ci sono anche i carabinieri, mi sembra. Sì. Che poi ha avuto il treno, ha avuto tutto insieme. Allora ritorniamo a Ceccherini. Ceccherini è un non è nulla in confronto a questo, eh? Non è nulla in confronto a questo, ma sono su scherzi a parte stasera. Allora Ceccherini è un comico puro, come lo è per esempio il buon Rocco Papaleo. Rocco Papaleo, racconto sempre che quando io ho scritto i laureati ho chiamato Rocco Papaleo, che aveva già fatto delle cose in televisione, per cui averlo per me nel mio film era importante, perché gli dava quel tocco nazionale che io ancora non avevo. E mi ricordo che nel Residence Prati, dove lo chiamai per consegnargli il copione, lui lo racconta sempre, ultimamente anche in televisione un programma dove parlavano di lui, io gli parlo tanto come quando vuoi convincere una persona a fare una cosa. Gli racconto il film, gli spiego il personaggio, gli dico quanto ci tenevo a avercelo. Lui fantastico, perché sta in silenzio per tutto questo corteggiamento, dopodiché sta per andare via, avrebbe potuto anche non dire niente, ma è più forte di lui, si gira e mi dice: Leonardo, tu vuoi che io faccia il tuo film? Io te lo dico subito, non è che lo devo leggere, lo faccio, perché non è che ho tutte queste richieste, mi ha detto. Per cui è fantastico, perché è una persona che fa come Massimo, fa spogliatoio. Io dico sempre, quando si fa un film, si vive tutti insieme come in un campeggio sotto una tenda canadese, il che vuol dire che se tu non hai affiatamento ci stai male con uno che insomma è una tenda canadese a sudarci insieme sotto il sole d'agosto. Per cui è importante anche che quel tipo di amicizia, quel tipo di confidenza ci sia anche fuori dallo spettacolo che stai girando. Più di una volta ho incontrato, infatti io non faccio provini, faccio degli incontri, perché so magari già il curriculum di un attore, faccio degli incontri per capire questa cosa, se sono sulla stessa nostra lunghezza d'onda oppure se sono degli attori che si pigliano sul serio. Ecco, gli attori che si pigliano sul serio, specialmente gli attori che fanno una commedia, ho sempre avuto l'impressione che dessero qualcosa di poco energetico, come si diceva prima, rispetto invece a uno che vive d'impronta, che vive insomma il personaggio come deve essere vissuto, cioè con quella giusta e professionale leggerezza. Ho finito. Perché te i personaggi delle storie, no, li cerchi nella esperienza quotidiana, cioè te vai a giro per la strada, vai in un bar e penso individui una tipologia di carattere, un personaggio. Pensiamo a Cateno, pensiamo a tanti personaggi dei tuoi film. È così? No. Cioè, no. No, perché sono dei pensierini. In realtà, io racconto sempre, si ritorna al ciclone, che è quello che magari in più di voi hanno visto stasera, sono dei pensierini che ti vengono, che non necessariamente sono poi quelli che tu metti in sceneggiatura. Nel ciclone tornavo nel Residence Prati, visto che l'abbiamo rammentato due volte, a Prato, col mio vecchio volvettone rumoroso, tu da diesel. Mi accorgo
che mi era venuta un'ideuzzola e dico, è meglio non spegnere il motore, perché non vorrei che fosse che me lo tiene sveglio. E mi viene in mente questo casolare, io, anche le posizioni, io, Ceccherini, mi viene subito in mente lui, cioè mio fratello, che mangia questa minestrina, il mio babbo, la mia sorella omosessuale, sin dall'idea, la mia mamma no. Perché? La mia mamma mi aveva fatto incazzare 2 giorni prima e la mia mamma l'avevo levata dai film, perché poi è la realtà è anche quella. Il mio babbo invece Osvaldo, che si chiama Osvaldo, anche nel film c'era. Mi immagino questa televisione che non piglia, ma non so il motivo, mi immagino questo silenzio fatto solamente di gente che piace un pochino questa minestrina d'estate, e poi mette anche caldo mangiarla d'estate, però chissà perché mi era venuto in mente, sento in quest'ideuzzola un rumore micidiale nell'aia. Noi ci si guarda come dire, oddio, che è successo? Si apre la porta, si va a vedere e ci si accorge che si è paracadutato nell'aia David Copperfield, il mago David Copperfield. Racconto questa storia a Giovanni Veronesi e mi guarda come mi avete guardato voi ora, come dire, e che t'ha fumato? E io gli dico, Giovanni, non è che deve arrivare veramente David Copperfield. In un'equazione bisogna capire l'elemento di grande rottura, cioè mi piaceva che in questa quotidianità, anche un po' moscia, anche un po' loffia, di questa famiglia composta da questi personaggi, arrivasse qualcosa come un ciclone, perché magari poteva funzionare anche David Copperfield, ma che gli si faceva fare al povero David se non scomparire, capito? E allora lì è il lavoro degli sceneggiatori, però ecco, quella secondo me è un'idea bellina, è un'idea sulla quale puoi poter probabilmente, come si è fatto, scrivere il soggetto. Il pesce innamorato, che venne dopo il fuochi d'artificio, non era altro che un'idea nata a una stazione di servizio. Io all'epoca non avevo scoperto ancora una cosa meravigliosa, che io potrei fare il testimonial gratis dei treni Italia. Perché bisogna viaggiare in treno, non bisogna andare in macchina, soprattutto a Roma, specialmente se tu stai a Firenze, certo, da qui è un casino, dovresti da qui uno va a Lucca e poi a Lucca va in treno. Allora, detto questo pippone su Trenitalia, che in realtà mi paga chiaramente sotto banco, io facevo ancora Firenze-Roma in macchina. S'era nel momento del più grande successo personale, che era appena uscito il film. E un grande successo porta anche, a chi non c'è abituato, a chi non se lo aspettava come me, porta anche un certo disequilibrio. Allora, io l'ho vissuta un po' pesantemente, non male, per l'amor di Dio, perché sarei ipocrita a dire è stato uno shock. No, non è stato uno shock. Però sentivo il peso di degli avvocati che mi facevano delle domande alle quali non sapevo rispondere, dei giornalisti che mi chiedevano delle cose pensando che direttamente proporzionale all'incasso ci fosse il cervello, per cui mi telefonavano e mi chiedevano che cosa ne pensi degli amanti diabolici di Pontassieve. Io dicevo bene, hanno fatto bene, bene. Cosa ne pensi del fatto che i ragazzi non si mettono più gli slip al mare ma i box? Bene, fanno bene, rispondevo io, ma che ne sapevo io, capito? E mi ricordo che suonava in continuazione il telefonino e c'era insomma anche un'offerta, non è che mi chiamava Equitalia per avere indietro i soldi, però io avevo capito che ero a disagio. In questa area di servizio sull'autostrada mi giro e vedo un bosco meraviglioso e vi giuro che per un minuto ho detto, io lascio qui la macchina, 2 soldi comunque il film me li ha potuti far guadagnare, lascio la macchina, entro nel bosco, mi trovo uno spiazzato e mi faccio la mia casa. Ma per un minuto ci ho veramente pensato. Poi il minuto successivo ho detto, Leonardo, mi sembra un po' complicata la faccenda, fai una cosa, ed è stato, spero e credo, personalmente, non come professionista, il mio successo. Torna a Firenze e fai finta di nulla. Fare finta di nulla vuol dire frequentare gli stessi amici che non solo non ci fanno caso, ma ti pigliano anche in giro. A me per 2 anni mi hanno chiamato il regista. Il regista, ma per prendermi per il culo, non per... capito? Ed è quello è sano, capito? Ho detto, fa una cosa.
monta in macchina, fa il pieno, torna a casa e fai sì che Firenze sia la tua casetta di marzapane nel bosco. Infatti, devo dire, in questo anche la pensa come me Carlo Conti, noi si sta da sempre a Firenze, si fa avanti Andrea, perché la differenza tra Firenze e Roma è che a Roma ti chiedono quanto ha fatto in termini di soldi il film, a Firenze ti chiedono com'è, per cui è un contatto con la realtà che è molto meglio che invece con quella soltanto fatta di professionisti. È venuta bene questo. Senti, volevo fare una domanda. Me ne vanno via due, però è venuta bene. No, ma ritorno. Dove andate? Ritorno. Sentiamo dove vanno. Dove andate? A chattare su Facebook? O andate in bagno? No, vanno in bagno insieme, perché l'amicizia si riconosce nel momento del bisogno. Senti, Leonardo, nei tuoi film... La dicevo nel 79. Nei tuoi film ci sono sempre bellissime donne, bellissime attrici. C'erano. C'erano, perché ora c'è tua moglie, insomma... Ci sta, non lo può più fare, questo non si fa. E poi ci sono sempre delle storie d'amore molto intense o per dire molto particolari. Mi ricordo quella del ciclone che era bellissima con la ragazza poi napoletana che era innamorata di te, fa quella sciorinata di ristorante. Ecco, diciamo, questa equazione amore e belle donne nei film, quanto conta, no? Quanto... Ma è chiaro, se fai la commedia sentimentale è conta per forza, perché se no è come andare in una pizzeria e dice: cosa fate, le pizze? Sì, però non ci sa né la mozzarella né il pomodoro, sarebbe un casino. Io tutte le volte ho fatto la cosa, che poi è un po' un cane che si morde la coda, vale a dire, mi sono specializzato in quello, nella commedia sentimentale, talmente specializzato che poi dice: vabbè, ma fa sempre il solito film. Però quando non l'ho fatto mi hanno detto: perché non hai fatto la commedia sentimentale? Allora, faccio la commedia sentimentale, il solito film, non faccio la commedia sentimentale perché non fa la commedia sentimentale. Il principe e il pirata, che nasceva su questa impressione di aver fatto troppe commedie sentimentali, abbiamo fatto un film, come si suol dire, on the road. Si partiva dalla Sicilia e si arrivava a San Benzano, va bene? Ecco, a un certo punto c'era una tappa dove io arrivavo dalla mia, scopriva il fratellastro, che era interpretato appunto da Massimo, scopriva che avevo una ex moglie. C'era un momento sentimentale. Ecco, di quel film tutti mi hanno detto: ma lo sai che qualcosa mi è piaciuto molto? Mi è piaciuto quando te incontravi la tua ex moglie. Il che vuol dire che io ho delle dinamiche e dei colori che sono quelli della commedia sentimentale. Che era una cosa che avevano smesso... Guardate che il successo del ciclone è stato soltanto la mancanza di vergogna. Era un momento in cui... anche gli autori da commedia si vergognavano a fare il lieto fine. Sai, a me tante volte: Madonna, ma tu film finiscano sempre quel lieto fine? E io cosa rispondo? Sì, finiscano il lieto fine. Perché bisogna aver coraggio nel fare il lieto fine, perché la vita non è passeggiare con un bicchiere di latte alle Maldive e andare incontro al... Però, ma se un nè nella vita e un nè nemmeno nei film, allora non c'è mai un lieto fine. Per cui diciamo che la commedia sentimentale, del quale io sono paladino e portatore sano, mi auguro e spero per tanto altro tempo, di pellicola, è quella. Per cui è chiaro che ci devono essere. Poi dice: perché usi le straniere? Semplice, perché il normotipo da me interpretato fa più fatica, perché in una commedia si sa già, se te tu ti addormenti all'inizio e tu ti svegli alla fine, tu sai che loro due si sposano e stanno insieme, perché se no non sarebbe tale. Allora la cosa divertente è vedere come e scoprire come un normotipo interpretato da me riesce a conquistare queste bellezze eccezionali. È chiaro che se arriva, capito, una bellezza che non porta, se arriva Raul Bova è più facile. No, se arriva una donna. Ah, se arriva, no, se io fossi Raul Bova, ho capito bene? Sì, spero di sì. Cattivo. No, a parte io parlo di normotipo, ma insomma io Raul Bova, visto che l'hai nominato te, lo piglio di tacco, perché io sono... Bravo, giusto.
Allora è chiaro che il fatto che fossero anche straniere è più divertente perché non solo fisicamente rappresenta il normotipo, ma anche culturalmente. In nessuno dei film parlavo una lingua che non fosse la mia, che non è neanche l'italiano, è proprio il toscano. Infatti quando, sempre ritornando al ciclone, noi cerchiamo di interloquire con le spagnole, lui pensa che solamente rallentando il suo toscano, i che vucci fate voi qui, pensa che basti per parlare con loro. Ed è chiaro, sono delle piccinerie che comicamente, insomma, possono funzionare. Bene, vi devo dire una cosa, perché chi vuole fare una domanda, intanto, se comincia a segnalarsi, due cose faccio riposare un minuto, Leonardo. Ci sono nel giardino i ragazzi del Circolo del Cinema di Borgamozzano, della Valle, Roma 31, Circolo del Cinema che ha ricominciato a lavorare e veramente sta lavorando bene, sta organizzando una serie di serie importanti. Quindi chiedo ai ragazzi del Circolo del Cinema di prepararsi a fare una domanda, perché me l'avevano chiesto, e quindi, dato che hanno la presenza di Leonardo qui, voglio dire, per loro è un evento. L'ultima cosa e poi si riparte con Leonardo. Ha citato prima la troupe che vive in una tenda. Allora io lo devo ad alcune famiglie di Borgamozzano ricordare alcuni passaggi molto divertenti dello scorso anno. Cioè Leonardo, arrivato a Borgamozzano, arrivato al Ponte del Diavolo, doveva scegliere insieme ai suoi collaboratori le location. A un certo punto si alza l'occhio dal Ponte del Diavolo, si alza l'occhio sulla collina e spunta la casa di una famiglia di Borgamozzano che tutti conoscete, la famiglia Martini. Marcello Martini, le figlie, non so se sono qua. Leonardo mi dice a me: lì conosci il proprietario di quella casa? Dico sì, certo. Va bene, allora andiamo lì, e si gira lì, in casa di questi signori. Io dico: ah, bisogna che... te telefoni, non c'è problema. Allora io prendo il telefono, chiamo Martini Marcello e dico: ma dove, Marcello, come stai? Quant'è che non ti vedo? Tutto bene? Sì, cioè, che fai oggi? Dice: sono qui, poi vado al mare. No, senti, io verrei su con Pieraccioni, girerebbero il film in casa tua. Lui mi manda a quel paese, tira giù il telefono e mi dice: sì, vabbè, arrivederci e grazie. Allora noi che si fa? Si arriva al cancello di Martini Marcello e si suona il campanello. Escono i parenti, le figlie, e si trovano davanti Leonardo. E da quel giorno lì, vi potete immaginare la sorpresa, vi potete immaginare l'accoglienza. È stata una gioia per la famiglia, e ci tengo a dirlo qui, perché per loro è stato veramente... sono stati dei giorni importanti, felici, perché una troupe di decine di persone in casa, che hanno occupato veramente letteralmente la casa, lui parlava della tenda canadese, ma in questo caso era una casa, io lo volevo ricordare. Come devo ricordare la famiglia della villa di Morante, che è la villa che voi vedete all'angolo del Ponte del Diavolo, che ora vivono a Pavia ed erano presenti nella villa in quei giorni, anche loro vorrei salutarli per la disponibilità. Ripartiamo, intanto si prepari chi vuole fare la domanda e anche qui del Circolo del Cinema di Borgamozzano. Senti Francesco, intanto che loro si preparano, io volevo fare una domanda particolare. Allora, pubblicamente ti porto stasera i saluti del dottor Alessandro Benedetti, che è della fondazione del Meyer, che tu conosci bene. Tu a febbraio sei stato con la tua compagna, con Laura Torresi, siete stati testimonial di questa bellissima giornata per la raccolta fondi. E quindi un sentimento molto importante. Dico, appunto, le persone come te, diciamo, le persone in vista, quindi i VIP, hanno quasi un dovere, secondo te, di essere, diciamo, di testimoniare per queste... perché poi ricordiamo che la fondazione dell'ospedale Meyer è una delle eccellenze, insomma, del nostro paese, no? E quanto è importante per te questa cosa? Dai, Dario. C'hai qualche altra famiglia da ringraziare? No, è importantissimo. Sì, è chiaro che chi ha la possibilità di essere ascoltato dovrebbe avere per forza un dovere morale
di fare qualcosa. Non solo il Maier, seguo da 5-6 anni, quasi dalla nascita della fondazione Curtu Children, che c'ha questo Curtu Children, le cure per i bambini, dovete andare assolutamente a vedere su internet, perché persone preparate, professionisti preparati che stanno facendo. Lo sapete dove ci fregano a noi? Ci sa sempre la sensazione che le cose che tu fai, anche i numerini 45500 per il terremoto, io l'ho messo anche sempre su Facebook, ho avuto almeno 6-7 persone che mi hanno detto: ma sei sicuro che vadano veramente a chi ha bisogno di questi soldi? Sei sicuro? Perché è successo? Ecco, in questo lo Stato, non solo in questo, ma in queste cose così importanti, non è preciso. Bisognerebbe essere precisi, perché tu fai, specialmente in un momento come questo, una donazione, sono 2 euro, sono poche, ma potrebbe essere anche due colazioni che tu fai e comunque tu non tu metti nel tuo budget. Allora, se te tu dai dei soldi, se te tu fai qualcosa, se tu vai a vedere una manifestazione, hai piacere, perché ti senti parte di una cosa importante, se veramente poi i soldi arrivano. Anche quella, ce ne sono troppe di polemiche. Aveva fatto una cosa, mi viene in mente ora, la Pausini, bellissima, per l'altro, per il terremoto. E poi hanno fatto, c'è stata anche una puntata di Matrix dove hanno dovuto, c'era lei, c'era Gianna Nannini, dove hanno dovuto discutere sul fatto che ancora non si era veicolato, si dice veicolato, questi fondi. Ecco, Curtu Children, per esempio, mi piacciono perché vedi quello che fanno. Allora, bisognerebbe veramente che lo Stato e comunque le istituzioni facessero molta più attenzione, perché se si perde il senso dell'arrivo, della meta, da parte di chi fa una cosa comunque importante, è un casino. Perché questa cosa, per esempio, me ne sono accorta quando ho pubblicato il numerino del 45500. In più di uno hanno detto: beh, lo facciamo, ma speriamo bene. Ed è una cosa bruttissima questa. Invece so che non vorrei dire una bischerata, ma so che, per esempio, le compagnie telefoniche non prendono i soldi per veicolare l'SMS, che è una cosa importante, eticamente ineccepibile. Allora, sarebbe bello se tutti si sapesse che quelle cose che fai vanno a buon fine. Allora, da tempo seguo loro, perché so che tutto quello che fanno lo fanno concretamente. Grazie. Prego. Non funziona più. È a gettoni. Grazie. È già stato ricordato che anche stasera ci stiamo impegnando, vi è stato detto all'inizio, per il Fondo di Solidarietà che la Commissione Comunale ha organizzato. Perché? Perché è un momento di difficoltà questo. Quindi anche una serata come stasera, piacevole, con un amico come Leonardo che è venuto a trovarci, una serata piacevole, però devo ricordare e devo dirvi che il nostro territorio, la nostra valle, sta attraversando un momento molto difficile. Quindi, ovviamente, proprio stasera che siete tanti, il sindaco chiede ovviamente a tutti quelli che possono, ovviamente, di dare una mano. C'è un fondo di solidarietà aperto dal comune di Borgo Mozzano. Andiamo avanti. La prima domanda. Eccolo. Qual è il Ciao, aspetta, facciamo come in televisione. Come ti chiami? Sean. Come? Sean. Sean? Sì. Chi te l'ha messo questo nome? Da dove chiami, Sean? Da mia madre. Come da mia madre? No, da dove chiami? Da dove? In che senso, da dove? Dove A Borgo Mozzano. Bravo, Sean. Vai, Sean. Qual è il film che ti ha reso più entusiasmo? Allora, bella domanda, Sean. I film, come ho detto prima, Sean, hanno una cronaca e una storia. La storia è quando li scrivi, li giri e li monti. La cronaca è vedere il risultato. Devo dire, e non so se tu ci crederai, che tutti mi hanno reso particolarmente
felice per quanto riguardava la prima parte. Poi chiaramente alcuni sono andati bene, molto bene, Il Paradiso all'improvviso, Ti amo tutte le lingue del mondo, altri meno bene. Però devo dire che ho legato parecchio, come i filmini dell'estate che si facevano Super 8 negli anni 70, i film alla prima parte, cioè a quando li ho girati, a dove sono stato a mangiare, a che tipo di umore c'aveva la troupe. E per esempio, non lo dico perché l'ho detto prima a Gerry Stefanelli, che è il mio agente, ho detto: sai che io c'ho un bellissimo ricordo, per esempio anche di Finalmente la felicità, perché Lucca è una città meravigliosa. Quando sono venuto a girare da queste parti ho mangiato benissimo, che sembra, dice una bischerata, no? Dice: ma che, leghi il ricordo di un film a come hai mangiato? Sì. E ho dormito, perché ero al Biancalana, che è un posto fantastico dove mi preparavano, cioè ormai sono anziano perché parlo solo di roba da mangiare, ma mi preparavano tutte le marmellatine, tutta la colazione, e sono stato veramente bene. 20 anni fa pensavo alle attrici che erano nel film, e ora penso alle colazioni. Pensa come sono, pensa anche come perché sono non cambiati. Puoi più pensare, anche pensa perché non potresti, giusto? Grazie Sean. Il cognome voglio sapere di Sean Connery. Bertolacci. Sean Bertolacci, fantastico. Ma Sean come è scritto? Ripassa il microfono a Sean. Sean. Ah, come Sean Penn? Sean Connery. Sean Penn, no? Sì, anche. Ah, grazie. Ciao Sean, quanti anni hai? 12. Fammi un'altra domanda, Sean. La prima che ti viene in mente. Cos'è che ti piace di Laura Torrisi? Laura Torrisi fa delle colazioni fantastiche, mi mette sempre Laura Torrisi, se non altro, guarda, mi piace questa sua dedizione nei miei confronti, perché veramente la beatificano, perché voi ci state così solamente un'ora e mezzo con me e sono nemicenci, cioè sono a dire anche un po' di bischerate, a farvi divertire, ma io 24 ore su 24 con me, ma non ci starei neanche dipinto, se non altro per quello e per il fatto che mi ha fatto una figliola che è più bella, ragazzi, io la guardo anche in controluce, la mamma è parecchio bella, e non ce n'è, anche se fa delle cose stranissime. Scusate, tanto siamo tutti padri e madri di famiglia. La mia figliola fa delle cose incredibili, divide i bambini in due categorie. Va al giardinetto, prima categoria, quelli da prendere per la mano, è una cosa carina. Seconda categoria, tenta di mettergli l'indice nell'orecchio. È un mistero, l'ho detto anche al pediatra, ma ha detto aia, non so che voglia dire, però aia. Andiamo avanti, Sean, preparati un'altra domanda che tanto mi sa che... Anzi, pigliati il mio numero di telefono perché si parla solo io e te stasera, Sean. Ciao Leonardo, sono Stefania. Ciao. Seguendoti su Facebook, e anche ora gli hai detto che ti piacerebbe ritornare anche in teatro. Sì. Sempre sulla linea delle pubblicità, perché molti tuoi spettacoli, sì, portavano il filone delle pubblicità, perché in questo periodo ce ne sono anche parecchie, certo, certo, che sarebbero interessanti. Sì. Io tornerei in teatro solo per meleggiare in maniera chiaramente simpatica Banderas che parla con una gallina. È crollato e mi ricorda. Ora ci sono dei bambini, cerchiamo di raccontarla bene. Mi ricorda il mago Salamini. Il mago Salamini, quando noi si è iniziato con ci si raccozza insieme a Panariello, allora si faceva sti spettacoli col mago Salamini che aveva una gallina, che a un certo punto sta gallina la portava sempre con una borsaccia eccetera, sta gallina, a un certo punto prendeva la gallina, la guardava negli occhi e la ipnotizzava, improvvisamente vedevi la gallina. Ora i grandi forse avranno già capito, noi da dietro si capì come faceva improvvisamente a ipnotizzare la gallina. Non c'è da dire. La gallina era lì, capito, che dice madonna il canto, madonna il canto, e là, fermi tutti,
E non l'hai capito ma, ancora? Sì, l'ho capito. Ah. Ma non lo dobbiamo sapere. Per cui, insomma, no, io, guarda, devo dire la verità, all'inizio dicevo sempre la stessa cosa e la confermo. Il teatro è una lettera d'amore. Il cinema è... No, aspetta, no, è una, era la rovescia. L'ho letta, ho trovato un vecchio articolo mio, ho detto, guarda questa cosa bellina che dicevo, però non me la ricordo più. Era il cinema, ecco, il cinema è una lettera d'amore, il teatro è una dichiarazione d'amore che te fai. Ed è anche, dicevo anche questa cosa, che il teatro è come la moglie e il cinema era l'amante, che però tornava meno questa cosa. E però c'è un rapporto, è chiaro che l'anno in cui io mi sono divertito, anche forse per rispondere a Sean, ma Sean me l'ha chiesto per il cinema, l'anno in cui mi sono più divertito nella mia vita è stato nel 2001 e c'era Cerri Stefanelli, dove abbiamo fatto un ritorno a teatro e sono state 60 date dove il divertimento era mio. Io andavo in teatro alle 7:15 sperando che magari il pubblico arrivasse anche prima, perché avevo voglia di iniziare. Ho fatto 20 giorni, il pubblico più caldo è quello toscano e quello milanese. Ho fatto 20 giorni allo Smeraldo, che peraltro l'hanno chiuso, lo Smeraldo di Milano. Ho fatto 20 giorni dove io me li ricordo come i 20 giorni più belli della mia vita. Perché? Perché c'era quello che io raccontavo anche in fondo allo spettacolo, una lavatrice dell'amore, no? La spiegavo, la raccontavo. Cioè io davo, raccontavo le mie cose... In questo modo il pubblico si divertiva con le sue risate e me lo restituiva, per cui tra me e loro c'era questo vortice di divertimento totale. Non ti nego che ho smesso al sesto, che mi ha detto, ma in teatro tu fa ridere, supponendo che il personaggio, no supponendo, ma è la verità, supponendo che il personaggio cinematografico non fosse altrettanto forte, ma per un semplice motivo. È il semplice motivo per cui certi attori fuori classe in teatro si dice che non funzionano al cinema. Dice, come si chiama quello romano fortissimo al cinema? Grignano. Proietti, brava. Proietti. Fiorello, che è più grande, showman, dice non funziona il cinema. Non è che non funziona il cinema, il teatro fa più ridere perché c'è l'immaginazione. Se io ora racconto una barzelletta, no, dico ci sono quattro nani vestiti da donna, il pubblico inizia già dentro di sé a vederseli come gli potrebbero far ridere. Quattro nani vestiti da donna, è già buon predisposto a il finale. Se io te li faccio vedere al cinema, può darsi che siano inquietanti, che non solo non fanno ridere, ma li guardi e dici, oh, che film che ha fatto questa volta. Per cui, nei monologhi che io facevo raccontando della mia famiglia, raccontando della mia nonna, raccontando le pubblicità, raccontando il vivere, è chiaro che fanno troppo più ridere rispetto a qualsiasi altro film, perché te, è come quante volte ci leggiamo un libro, ci piace tanto, andiamo a vedere il film e cosa si dice? Ma mi è piaciuto molto più il libro. Perché? Perché nel libro c'è quella componente di immaginazione che il cinema non può avere, perché il cinema c'è come vede quel racconto il regista. Per cui se tu non hai letto il libro probabilmente ti piace anche immedesimarti in quello che vedi, ma se te invece la tua immaginazione è stata più brillante rispetto a quello che vedi, è chiaro che non ti piace. Allora al quinto che mi ha detto tu fai molto più ridere a teatro, io ho smesso per un motivo etico, e cioè che si guadagna molto più al cinema che a teatro. Però è anche vero che come le sirene di Ulisse, io tutte le volte che vado a vedere i colleghi e tutte le volte che mi piacerebbe montare sopra, perché è un richiamo eccezionale. Io non posso andare a una riunione di condominio perché quando supero le 8 persone che mi ascoltano mi sento in dovere di dover dire delle puttanate e di far ridere, perché l'energia e la gioia che ti dà una serata di cabaret in teatro è impagabile sotto il punto di vista proprio del calore.
tante volte vado a vedere i film miei, mi metto in fondo alla sala e devo dire che mi piacerebbe, ma è impossibile che si ridesse, perché la scansione di una risata a teatro è una risata ogni massimo 20 secondi. Al cinema è grasso che cola, se tiri fuori una bella risata ogni 2-3 minuti. E allora io in quei 3 minuti che non si ride soffro. Per cui mi piacerebbe insomma anche poter fare un film dove si può iniziare dall'inizio alla fine a ridere, ma fa parte di quell'alchimia che vi ho raccontato prima. I film che noi pensavamo, io e Veronesi, che li abbiamo scritti, più comici, sono stati invece quelli più a basso profilo. Uno come Il Ciclone, che aveva invece in sé un'idea, che poi, apro e chiudo una parentesi, dopo 4 anni scopro il perché Il Ciclone, dopo che era uscito, aveva avuto così tanto successo, perché avevo raccontato la verità. Dov'è la verità? Vado in garage a casa mia, ho la lavatrice, io sono amante delle lavatrici, l'ho raccontato più di una volta, io so tutto sulle lavatrici, veramente, no? Mi state guardando come dire è un metrosexual, perché ora vanno di moda quelli che non si capisce, io so tutto, e mi piace fare le lavatrici, carico la lavatrice. Ho comprato i miei prodottini che so essere quelli perfetti. Non comprate mai le lavatrici che fanno anche le asciugatrici. Mi raccomando. Aperta e chiusa parentesi. Che questa sarà la cosa che vi rimarrà impressa della serata. Dice, sono andato a vedere Piraccioni. Che ha detto? Ha detto di non comprare le lavatrici. Ma è sempre così, eh? È sempre così. A me... di 11 film mi raccontano solo il motorino del ciclone e scusate se mi intrometto, me lo cantano tutto, poi tutto, non è che dice oggi mi sono fermato, ero un'ora in anticipo, mi sono fermato sull'autostrada, è arrivato un ragazzotto, mi ha guardato, mi ha detto scusate se mi intrometto, non voglio, e io lo guardavo come dire la so, finché non è arrivato a un fondo me l'ha cantata, c'era un gruppo di tedeschi, mi guardavamo e dire e ci siamo fatti battere da questi italiani. Detto ciò, la fo breve, se no qui si sta fino a domani mattina, metto la roba dentro la lavatrice, guardo una fotografia che c'era, e sai quelle fotografie che in casa non le tieni inquadrettate, ma non le tieni, le metti in garage chissà perché, c'è una foto mia piccolino con mio babbo, la mia mamma e Il Ciclone, vale a dire, un'amica della mia mamma, Fazzini si chiama, c'ha 5 figliole, una più bella dell'altra. Infatti tutte le volte che lo racconto dico, poi la metto lì sul sito mio, almeno ve ne accorgete. Io e i miei cugini si viveva questo arrivo, perché loro venivano una volta a Vaglia, nel Mugello, una volta all'anno venivano a trovarci. Noi, io e mio cugino, Alessandro Edoardo, si viveva questo arrivo con una tale eccitazione che anche la Maurina, che era la figliola di guardiacaccia, diceva, oh ne piglio una anch'io, ne piglio una anch'io. E noi si dice, ma che sei grulla, tu sei una bambina, non importa, io mi ci butto in mezzo e raffolo, raffolo. Lei diceva, raffolo anch'io, raffolo anch'io. Non solo, si sta parlando del Duque, io avevo 6-7 anni, per cui gli anni 70, esistevano, cosa che non so se esistono ancora, le comuni le chiamavano, erano i fricchettoni degli anni 70, sì, che andavano a vivere in delle comunità e la sera facevano probabilmente la minestra e fumavano, non certo le nazionali senza filtro, per cui si chiudevano in casa. Nel silenzio di questa vaglia, che era rispetto alla strada principale, si entrava dentro il bosco 7 chilometri, per cui c'era un silenzio surreale. Io non so se qualcuno di voi abita, ma veramente nel bosco. Il silenzio è un silenzio surreale, talmente surreale che se te parli con qualcuno, come si parlava noi con questa comunità che si chiamavano i Melelli, si parlava a distanza di un chilometro, ci si sentiva come a una telefonata. Per cui... quando ci mancava qualcosa, ci si affacciava e si diceva Mirelli! E si sentiva una vocina. Che c'è? Ci manca il caffè! Ve lo lascio davanti alla porta! E questo Mirelli io non l'ho mai visto. Si arrivava con la bicicletta, si mandava la mia mamma, va a pigliare la cosa, e si trovava il caffè, che è una cosa molto affascinante, che probabilmente, se non mi fosse accaduta,
non l'avrei potuta inventare. Oggi leggevo un librettino molto carino curato da Fabrizio Borghini su Amici Miei, e raccontavano perfettamente chi erano quei personaggi e di tutte quelle storie. Amici Miei è un film meraviglioso perché veritiero dall'inizio alla fine, per cui erano tutte storie vere. Allora, quando te racconti la verità, il pubblico è l'unico codice che riconosce. Il più bel film di uno dei più bravi registi italiani, che è Tornatore, è Nuovo Cinema Paradiso, perché non ha fatto altro che raccontare la sua infanzia. E quando te racconti la verità, Quasi Amici, che è un film che ha avuto un successo eccezionale in Francia, ma anche in Italia, è un fatto vero. Per cui evidentemente certe dinamiche... Lì era il racconto di un tetraplegico che viene aiutato da un ragazzo di colore che esce dalla galera, per cui un disadattato, e invece diventano degli amici veri. Evidentemente il fatto che sia una storia vera l'ha aiutata con quel codice di verità che, quando c'è, il pubblico lo sente e ti premia. Domanda. Intanto saluto un'altra famiglia. No, un'altra famiglia. No, questo è un gruppo, raduno di motociclisti che sono venuti da noi 3 giorni. Non so se sono alcuni presenti nel giardino. Un gruppo grandissimo di motociclisti, sono fermati 3 giorni, oggi erano qui, quindi li saluto. Prossima domanda. C'è qualcuno? Sean, bimbo, preparati. Bimbo. No, ma chi è Bimbo? So. No, Bimbo è una... Chi è? Vai. Sean. Sean, t'ha rotto coglioni però, eh? Scherzo, Sean, chiaramente. Nulla. Scherzo, Sean. Ma c'hai un secondo nome, Sean? No. Sean, come la canzone? Sean. Vai, Sean. Nel pesce innamorato. Fermo, Sean, una domanda io a te. Hai fratelli o sorelle? Sì. Ecco, sta a sentire come si chiamano, eh? Come si chiamano? Simone, Nica... Emanuele. Ma scusa, come mai allora te Sean e quegli altri Simona, Nica e Emanuele? Perché Simone e Emanuele sono i miei 2 fratelli e Nica è la mia sorella. Sì, ma ho capito. E qui si potrebbe stare un'ora a chiacchierare. Come mai gli è venuto in mente un nome così particolare, meraviglioso, ma l'unico che ha un nome un po' particolare tu sei te e quegli altri invece ce l'hanno abbastanza più ordinario? Non lo so. Oh. Allora, no, aspetta, ora fa la domanda, Sean. Nel pesce innamorato, qual è la parte che ti è piaciuta di più? Chi ha detto? Nel pesce innamorato, qual è la parte? Qual è il personaggio? Nel film Pesce innamorato, qual è la scena che ti è piaciuta di più? E c'ho 47 anni, ma ancora ci capisco. Sean, non fare il furbo. Qual è la scena nel pesce innamorato? Forse si ritorna al discorso appena finito. Siccome nasce da quell'ideuzzola di quando stavo facendo benzina durante il successo del ciclone, tutta quella corsa che avevo supposto di fare 3 o 4 anni prima, mi è piaciuto girarla e vederla, ma soprattutto mi piaceva il fatto di poter vedere... Perché il cinema è bello, perché qualsiasi idea ti venga in mente, a parte che non sia un'idea di fare il 5700, no? Al mio scenografo tutte le volte per prenderlo in giro, ma neanche più di tanto, gli dico: allora è il più bravo, secondo me è il più bravo di tutti, Francesco Frigeri, ha fatto tanti film di Tornatore, ha fatto per esempio le scenografie del film di Mel Gibson, La Passione, che è veramente un capolavoro, e si diverte secondo me a fare le commedie, ha fatto Non ci resta che piangere, ma insomma... Tutte le volte, serio, gli dico: allora Francesco, prossimo film, inizia Firenze, 5600, per capire, perché guardate, pensateci un attimo, se uno dovesse fare il 5600 come uno se lo immagina? E lui tutte le volte mi dice che il 5600 lui se lo immagina come il 2000 avanti Cristo, cioè che siamo ormai ritornati indietro, ma questo, la crisi ci porterà anche a quello. Allora, risposta di Sean... Te l'ho detta, quando corro in mezzo al bosco, ma soprattutto quando vedo questa casetta, perché ero molto curioso di vederla realizzata, questa casetta in mezzo al bosco.
Grazie Sean, un applauso a Sean perché è stato veramente la spalla co-protagonista di questa serata. C'è qualcuno? Eccolo. No. A destra. Uno. A destra. Lanciaglielo. Arrivato. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere. Sì. Come ti chiami? Nel teatro. Come ti chiami? Clelia. Clelia. Sì. Vai. Sono emozionata. Vai Clelia, lascia fare. Siamo tutti nati emozionati. Racconta le per fare al cinema. Clelia, mi stai facendo la supercazzola, di la verità. No, sì, è sì, secondo me emozionata. No, l'hai presa larga, ma poi ora no. Finisci con terzo scappellamento a destra. Dimmi, aspetta, Clelia. Aspetta che mi concentro. Sì, vai, concentrati, Clelia. Mi concentro. Non c'è problemi. Clelia, noi siamo ferma. Qui che ti si aspetta. Clelia, tremo. Clelia. Tremo. Clelia. Vai, Clelia. Volevo dire. Sì. Se c'ha in mente di poter fare uno spettacolo nel teatro, nel senso, no? Vai Clelia! Per far ride, proprio qualcosa di serio. Ecco. Ah. No. No, perché io faccio teatro, siccome. Sì, ma non ti incazzare Clelia, perché allora stai diventando aggressiva. Clelia, no. Stai tranquilla. Stai serena, prima di sto tutto. Sto tremando. Siamo qui, fa un po' caldo e passavo la ricosa qui. No, tremando. Però, Clelia, la domanda è finita, l'ho capita. L'ha capita? Okay, l'ho capita. Allora, okay. Stasera ce l'avete con me, ma io non ce l'ho con voi. Grazie, Clelia. La domanda è stata precisa e la risposta sarà altrettanto precisa. Te l'ho detto prima, già quando faccio un film, una commedia, e sento una risata ogni 3 minuti mi piglia un po' di sconforto. Figurati, non potrei mai fare uno spettacolo, specialmente in teatro, con un testo serioso. Capita sempre, mi è capitato dal 97 ad oggi, che ci sia una regola che tutti gli autori, spesso e volentieri, suppongono che tu... No, questo ci mancava. Madonna, questo ci mancava, ragazzi. Questo ci mancava. Secondo me è la gallina di Salamini... Avete sentita? Che si è ricordata di certe falangi. Andiamo avanti. Sì, è la gallina di Salamini. Clelia, ci sei ancora? È caduta la linea. Ci sei? Scusa, ma c'è anche Bandara, forse. C'è anche Bandara. Sì. Andiamo avanti. Non ci si lava le gambe da questa serata. Meno male siamo in fondo. Per cui la risposta... Allora, dicevo, tanti autori, tanti produttori nel corso di questi tanti anni hanno supposto che uno che fa comicità avesse il pallino invece del dramma, comunque volesse... Ecco, sotto questo punto di vista non ce l'ho, Clelia. Dormi serena. Grazie, Clelia. A buon rendere. Ti verremo a vedere. Vai! Leonardo, mi chiamo Alessandro, no? Ti volevo chiedere, hai parlato di Ceccarini, hai parlato di Panariello, hai parlato di Carlo Conti. Ma di Benigni? Di Benigni? Chi è Benigni? Lo so. Benigni è un colore, non è neanche un attore. C'è avuto dei rapporti di lavoro? No, che ne pensi? No, Benigni è, secondo me, insieme a Paolo Poli, insieme a Margherita Hack, insieme a Monicelli... quelli che rendono i toscani fantastici. Poi noi siamo, si fa quello che si può, però ci sono dei personaggi tipo Benigni che quando con grande poesia scrivono e fanno qualcosa di importante riescono a dei traguardi eccezionali, come il film che ha vinto 3 Oscar. Poi sai, anche il fatto di raccontare in quel modo così bello e così intelligente Dante, guardate che non è roba da poco, perché lo ha avvicinato. Io sono andato a vederlo in Piazza Santa Croce e non mi vergogno di dire che non è che avevo grande dimestichezza con un'opera così importante. Il fatto di arrivare
e abbattere una barriera che spesso e volentieri è difficile da abbattere, quella della cultura con la C maiuscola nei confronti del popolo con la P più popolana, vuol dire che c'hai veramente delle doti da farti un grande applauso, al di là del fatto di essere uno dei più straordinari clown insieme a Totò, Alberto Sordi, che noi ci abbiamo avuto. Però c'è la scuola toscana, Leonardo. La scuola toscana esiste, perché ha citato Benigni, no. Ma te, ovviamente Giorgio, io mi ricordo una scena di un film di Oldoini, 1994, si chiama Miracolo Italiano, dove te eri attore in una scena insieme a Novello Novelli, insieme a Carlo Monni, altro personaggio che noi abbiamo ospitato spesso qui in zona, e a Tina Cenci. Cioè questa scuola toscana esiste. Perché è veramente un unicum il fatto che ci sono tantissimi grandi comici. Allora, io credo che il toscano abbia, al di là del fatto che è stato sdoganato da questi personaggi così altisonanti, ed è una sdoganatura che ti fa, non ti può fare altro che portare una ventata come quelli che vanno in bicicletta, no? Se c'hanno uno davanti una apripista importante, uno si mette dietro e piglia il vento nella direzione giusta. Se invece c'ha uno farlocco, è chiaro che fatica di più. Per cui Paolo Poli, le Monicelli, Montagnani, perché non si parla mai di Renzo Montagnani, ma Renzo Montagnani era un attore straordinario. Il toscano, non è che ci sono troppi comici, troppi toscani, in realtà è un idioma, una parlata, prima di tutto comprensibile a tutti gli italiani, cosa che invece certe parlate strette torinesi o siciliane fanno molta più fatica. È una parlata dolce, che stempera, smussa gli angoli, non è mai, è sempre canzonatoria, non è milanese, che sembra sempre un po' un maestrino alla cattedra, o il siciliano che sembra sempre avere un retrogusto e una sottotraccia che non prende all'inizio. Il fiorentino è un libro aperto, il toscano è una parlata che si capisce dappertutto. Vi sarà successo mille volte di andare in vacanza e già vedere il buon umore nell'interlocutore, perché è veramente molto... molto musicale. E poi, ti ripeto, si capisce sempre tutto, cosa che invece il vernacolo stretto di altri posti fa meno breccia. Poi il toscano c'ha di per sé un modo, come il napoletano, e infatti c'è una scuola di comici napoletani eccelsa, da Totò a Troisi, importantissima. Poi il toscano c'ha, dalla parte sua, per quanto riguarda la commedia, di essere sempre mai dismussare, come ho detto prima, dismussare gli angoli. Non a caso, amici miei, che abbiamo rammentato prima, era un film drammaticissimo sulla morte, perché questi cinque cinquantenni, forse 55enni, avevano paura comunque che gli potesse accadere, tant'è vero che nel primo Philippe Noiret muore. Ma c'è la canzonatura che il toscano c'ha di per sé. Ieri l'altro sono entrato in un negozio a comprare delle cose, è arrivato un commesso, è una bischerata, non fa ridere, ve lo dico subito, però fa capire. Tutto contento, gli era nato il figlio, mi è nato il figlio, che carino, bene, festeggiamo, dai, come l'hai chiamato? E lui dice Manfredi, e l'altro gli ha detto sì, di cognome e di nome, capito? Cioè è stata bella questa cosa, perché prima di tutto gli è venuta come se fosse scritta, e la seconda voleva dire è un nome insolito per noi fiorentini non dire bischerate di cognome, ma è bello questo approcciarsi alla vita in maniera non troppo seriosa, cosa che invece certi idiomi potrebbero invece far ricordare. Guarda, quest'anno fra gli anniversari vi ricordo quest'anno fra gli anniversari vi ricordo, a proposito di Firenze, avremo qui una serata molto bella, affascinante, cioè verrà Bonciani, un autore di Firenze che te conoscerai, perché si ricorda, quest'anno è l'anniversario dei 500 anni di Amerigo Vespucci, cioè un uomo che
di Firenze dà il nome addirittura a un continente, cioè America. Parte, questo nome nasce da un viaggiatore fiorentino, Amerigo Vespucci. Quest'anno sono i 500 anni di Amerigo Vespucci e avremo qui il 2 agosto questo scrittore Bonciani che ripercorre tutta la vita di Amerigo Vespucci. Fra tutti gli anniversari di quest'anno, che sono tantissimi, ce ne sono, noi abbiamo i 100 anni di Pascoli, perché noi siamo terra pascoliana, qui a pochi chilometri c'è Castelvecchio Pascoli, che sono i 100 anni, quindi grandi festeggiamenti. Abbiamo anche scoperto un'altra cosa affascinante, te che hai girato il film a Vagli e il film a Campocatino, abbiamo scoperto che uno dei più grandi musicisti del Novecento, Astor Piazzolla, nasce a Massa Sassorosso in Garfagnana, cioè la mamma di Astor Piazzolla è di Massa Sassorosso in Garfagnana. Cioè abbiamo scoperto che uno dei più grandi musicisti del Novecento, argentino, il re del tango, nasce in Garfagnana. Anche questo quindi lo presenteremo nel nostro teatro di Verzura. Questo per dirvi come il 2012 ci porta tantissimi appuntamenti, ma la fiorentinità è sempre un po' al centro, veramente, veramente, la toscanità è sempre al centro. Altre domande? Intanto mi si prepara Elena Ghiloni del Fondo di Solidarietà per venire qui al palco, grazie. Una domanda qui a sinistra, come ti chiami? Valentina. Volevo sapere se hai già qualche idea per un prossimo film? Sì. Progetto prossimo. Ce l'ho. Ce l'ho. Però non si può raccontare. Non si può raccontare, però ti posso solo dire che si parlava di commedie sentimentali. Sento di potermi prendere una pausa da quel tipo di film. Per cui tornare proprio ai laureati, tornare a delle storie dove si può interagire e staccare anche non solo su due protagonisti, ma anche su altre storie parallele. La stiamo scrivendo e tra un anno la giriamo. Io e il mago Salamini e la sua gallina. Sarà questo il titolo, Io, il mago Salamini e la sua gallina. Hai un'altra domanda? Sì. Eccola. Io sono uno dei ragazzi di Roma 31 che citava prima il sindaco, il circolo cinematografico fondato da poco a Borgo Mozzano. Bene. Ecco, faccio una premessa. I film di Pieraccioni ancora non li abbiamo proiettati. Siamo quelli che ci diamo un po' nelle martellate in basso con i film tipo Faust, i Dardenne, cose di questo genere. Ma Pieraccioni li guarda questi film? Scusa, ora perché voi vi date le martellate voi e me le devo dare anch'io? Datevele voi e poi voi mi telefonate e voi mi dite a che punto sono, diciamo, i vostri testicoli. No, guarda, io sotto questo punto di vista non ho né la cultura né la preparazione per poter apprezzare quelli che invece sono dei capolavori assoluti, a parte la corazzata Potionchi che invece... però io dico sempre che faccio i film che vorrei vedere, per cui ho anche la fortuna di avere avuto tanto pubblico, perché evidentemente in tanti hanno il mio gusto. Io quando ho visto, per esempio, che non è il Faust, ma ho visto Forrest Gump la prima volta che è uscito, io immediatamente ho pensato d'essere stato presente a un piccolo evento, perché ho detto questo film è strepitoso e meraviglioso, ed era uscito il pomeriggio, per cui non potevo avere la sensazione che si ha dopo, quando ormai il passaparola ha preso il sopravvento. E devo dire la verità, tutti i film che ho visto, perché prima andavo molto di più al cinema, ora chiaramente li scarico insieme a quello della stazione, no, sto scherzando chiaramente, prima andavo al cinema appena uscivano, che mi incuriosivano, e quelli che ho visto con grande goduria sono stati quelli che, uscendo, ho detto mi sono divertito, che lo voglio riandare a vedere. Io Flashdance facevo il non è un capolavoro, ma è un capolavoro, perché è un film che ti diverte dall'inizio alla fine, e tuttora, se tu lo vedi, io ho rivisto ultimamente anche aspetta, quello con Michael Douglas che va con la donna che è pazzoide, come si chiama? Attrazione fatale.
Attrazione Fatale è un, è un cosiddetto filmetto, ma non può essere considerato tale perché dopo 20 anni ti diverte ancora. Bisognerebbe, sai, vedi, i critici hanno un atteggiamento sbagliato nei confronti della commedia. La commedia, certe commedie, e mi ci metto nel mezzo, non è che vogliamo né tantomeno insegnare qualcosa a qualcuno né ambire a determinati premi che invece vanno ad appannaggio di altre. Noi si vuole fare solo un film per divertire il pubblico, io almeno parlo per me, per un'ora e mezzo. A me il più grande premio è quando mi bussano alla spalla. Una volta una signora, mi è sempre rimasta impressa, era a Milano, tutto un bacuccato, e mi sento bussare proprio alla spallina così, dico, oh, che vorrà? Io mi giro e mi dice, seria, come se lo dicesse a un dottore, che ne so, mi dice... Io la volevo, ma seriamente, mi dice, io la volevo ringraziare, perché tutte le volte vado a vedere un suo film e io per un'ora e mezzo sto bene. Che nessuna donna mi ha mai detto nella mia vita, per un'ora e mezzo mai fatto star bene, peraltro. Ma è stato veramente, io lo racconto dopo tanti tanti anni, perché è stato un premio quello, un premio importante, per cui noi si vuole solo far divertire il pubblico, capito? Poi Truffaut, che era Truffaut, diceva non fare un film per mandare un messaggio. Se vuoi mandare un messaggio, manda una raccomandata o manda un biglietto. Per cui, insomma, bisognerebbe fare la distinzione. Bisognerebbe che il critico cinematografico delle commedie fosse, ecco, Monicelli, per esempio, oppure Alberto Sordi, oppure Verdone. Cioè uno che sa perfettamente le dinamiche che tu hai messo in atto e sa le debolezze e sa anche i pregi. Ma è inutile che Mereghetti, che è invece appassionato di tutt'altro cinema, lo vada neanche a vedere il mio film, perché poi alla fine quando io vado a presentare il film a Milano e me lo trovo davanti, è chiaro che da vecchio cabarettista quale sono, gli faccio anche delle battute che poi è chiaro che dopo compro il Corriere della Sera e vedo che le stellette, che di solito dovevano essere 5, mi hanno date meno 4, capito? Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso, perché guardate, più di una volta, allora questa ve la racconto perché è sintomatica di quello che sto dicendo, il buon Papaleo aveva finito il suo film Basilicata Cost to Cost, stava per uscire, se era solamente io e lui, lo prendo da una parte e dico, Rocco Papaleo, vieni qua. Dimmi. Gli ho detto, allora ti metto su un piatto della bilancia 3 Davide di Donatello, 2 nastri d'argento e anche una candidatura come miglior film straniero all'Oscar. Prima bilancia. Però pubblico incasso 1,5 milioni. Di qua ti spernacchiano dall'inizio alla fine, ma c'entra dentro... E tanto pubblico che fai 7 miliardi, ma detto le pernacchie, anche gli sputi in faccia, prendo la seconda, prendo. Capito? Perché noi si fa un mestiere per il pubblico e la più grande goduria è avere il pubblico in sala. Chiaramente che non vada via, che non vada via insoddisfatto, perché è altresì vero che per quella che mi batte e mi dice... che mi dice per un'ora e mezzo mai fatto divertire, i tassisti romani, per il fatto anche che tanto non ti guardano in faccia, ti dicono la verità sempre. Allora un film che non gli è piaciuto te lo dicono subito, entro dentro, buongiorno mia Pieracciù, sono andato a vedere il film. Ecco, quello è per esempio una cosa che ti può dispiacere, perché considero un miracolo il fatto che uno, ma da sempre lo dico, prenda la macchina, esca di casa, fa freddo, deve trovare il parcheggio, entra, fa una coda, ti dà dei soldi per vedere un film che comunque dopo un anno lo può vedere su Sky. È un po' caro il cinema, perché 7,5 euro, poi però te porti il figliolo, il popcorn, le cose, per cui io lo considero veramente un piccolo miracolo, e bisogna avere un grande rispetto per quelle persone, perché il primo film che non gli piace, il secondo ti dà il modo di l'appello, il terzo probabilmente tu te lo perdi per la strada. E
devo dire sinceramente che dai 95 ad oggi sono contento, perché insomma invece ho fatto i film che avrei voluto vedere e che quasi tutti, eccetto qualcuno che era un pochino zoppicante, ha funzionato. Per la prima uscita del teatro di Verzura di Borgamozzano abbiamo avuto tutti quanti, la tantissima gente accorsa non solo dalla vallata per vedere Leonardo Pieraccioni, una grande serata di emozioni, perché finalmente abbiamo avuto la felicità, come è il titolo dell'ultimo film di Leonardo, girato proprio a Lucca e nella vallata, anche qui vicino al Ponte del Diavolo. Finalmente la felicità, ma anche quel tocco di saggezza in un personaggio apparentemente semplice, ma con un fondo di malinconia e di profondità, è apparso qui a Borgamozzano. Stasera abbiamo avuto tutti la sensazione del salto di qualità che ha fatto questo ragazzo scherzoso, nato nel cabaret fiorentino all'epoca del succo d'arancio e poi vernice fresca, ma che ha preso un indirizzo cinematografico che lo porterà molto lontano. Dicevo, abbiamo avuto l'impressione di avere di fronte un grandissimo regista, un grandissimo poeta. È stata una serata veramente emozionante. Leonardo Pieraccioni purtroppo ci ha lasciato di corsa per appuntamenti, ma noi, oltre che tante domande e tanti complimenti, l'avremmo voluto fare di cuore un abbraccio per questo ragazzo che si è fatto veramente un grande uomo, un grande regista e un grande poeta.